Roma, dopo Novara-Siena abbiamo detto queste sono le partite più belle da vincere, ma temiamo di doverci ripetere. Anche oggi bellissima vittoria del Novara, partirei però da te, come stai? Io ho avuto un problema muscolare, nel senso mi sono venuti i crampi verso la fine, anche se il problema già lo sentivo nel primo tempo. Purtroppo gli ultimi 10 giorni mi sono allenato poco per un vecchio problema muscolare, però sono contento lo stesso di essere riuscito ad andare in campo in buone condizioni. Ecco, non è stata una settimana facile per te, lo ricordavi, e a maggior ragione questo avvalora ulteriormente questa vittoria figlia della capacità di soffrire, di far gruppo, di essere famiglia del Novara. Sì, no, questo è un aspetto sicuramente che ci piace sottolineare, soprattutto perché siamo in tanti e quindi oggi è stato fuori Charlie, per dire che è il nostro capitano, il nostro punto di riferimento, e sono stati fuori anche Rigoni, tanti giocatori, non città di due per fare un esempio, però tanti giocatori importanti, per adesso siamo, e sono sicuro anche in futuro, capaci di gestire queste situazioni, perché siamo tanti giocatori e tanti di esperienza che hanno giocato i campionati importanti, quindi non è facile convivere, però noi ci riusciamo bene. Primo tempo interamente dedicato ad una fase di studio delle squadre, possiamo dire, poi dopo il gol, anche qualche minuto prima, è cambiato tutto, si sono allungate le squadre e si è cominciato a giocare veramente. Sì, secondo me è più una questione di modulo, nel senso quando incontriamo squadre che si difendono a 5, chiaramente per il nostro modo di attaccare non è facile trovare dei varchi, degli spazi. Chiaramente nel momento in cui si sblocca il risultato, le squadre si scoprono, riusciamo a fare male in contropiede nelle ripartenze. Serie B che si conferma campionato assolutamente imprevedibile, ormai lo ripetiamo ogni sabato, anche oggi risultato a sorpresa, il Crotone che batte lo Spezia e il Trapani che batte la Regina, nostro prossimo avversario, ci sarà un granillo ribollente? Ma sicuro, però per adesso diciamo che abbiamo sbagliato solo la prima partita, l'approccio iniziale contro l'Avellino, che sicuramente dovevamo fare meglio, però nelle altre tre partite senza guardare il risultato la prestazione c'è stata. Questa è la cosa più confortante ed è sicuramente il punto di forza nostro. Ecco.